Lei è all'inferno, al purgatorio o in paradiso in questo momento? Sono al paradiso. Per un pugno di voti la giuria popolare del Teatro Eliseo ha assolto Robespierre, protagonista di spicco della rivoluzione francese del regime del terrore, ottavo e ultimo appuntamento della stagione con il format teatrale Colpevole o innocente, la storia a processo. C'erano gli schiavi nelle colonie, Robespierre fece abolire la schiavitù. A difendere l'incorruttibile, interpretato dal giornalista francese Olivier Tosserie, è stato chiamato l'avvocato Antonio Catricalà, che ha dovuto tenere testa a una presidente di corte molto agguerrita, Simonetta Matone, mentre il PM Fabrizio Gandini aveva chiesto che Robespierre venisse punito con i lavori forzati scavando il tunnel della TAV. Beh, certo, se il disegno di Robespierre non fosse stato interrotto con col taglio alla sua testa, forse i gilet gialli non ci sarebbero. A vederlo, non gli avreste dato tutta questa importanza, era basso, non arrivava a 1,50 m, il suo viso leggermente butterato perché a 6 anni aveva avuto il vaiolo. Elisa Greco, ideatrice del format teatrale, arrivato alla sua 11ª edizione. Al di là della storia c'è la modernità del tema, l'incorruttibile che si presenta come incorruttibile e poi diventa o tiranno o rivoluzionario, così come c'è l'attualità dei gilets jaunes, di questa presenza che è sempre rivoluzionaria all'interno della Francia. La storia a processo accende ogni volta dibattiti sopiti da tempo. Quest'anno ha registrato 8 sold out tra Roma e Milano, una serata super VIP che ieri ha visto la presenza della conduttrice TV Andrea De Logu e del deputato Dem Gennaro Migliore, dell'attrice Giovanna Ralli e di tanti giornalisti nel pubblico. Il finale è sempre aperto. La storia dei processi racconta di un Mitterrand condannato dal pubblico italiano e Le Monde con 3 articoli in cui si chiedeva perché mai un pubblico italiano si era permesso di condannare Mitterrand. Tra gli altri protagonisti di questa edizione, Marco Pannella, Karl Marx, Lisbeth Salander, Ovidio verso Augusto Imperatore, Elisabetta, il caso Charlie Hebdo e De Vita Peron, interpretata dalla contessa Marisela Federici, intervenuta anche lei a conclusione della rassegna. De Vita Peron è stato per me una sicurezza, che era una donna tremenda, una donna che ha avuto una vita piena di contrasti, di amore e di odi, e capisco perché molte mie amiche, quando ho detto farò De Vita Peron, mi hanno detto ti togliamo la parola addirittura. È una donna che ha fatto molto, ma ricordatevi che nella vita non è fare molto e fare il bene, è farlo bene. Lei l'ha fatto bene? Io penso di sì, perché mi hanno assolta.